ottengono no profit per non pagare le tasse. La Guardia di Finanza smaschera 5 evasori totali, recuperati 7 milioni di euro. Castiglion Fiorentino prosegue positivamente l'accoglienza di 20 rifugiati, l'abbraccio dell'arcivescovo Fontana. Crescono le aziende agricole guidate dai giovani, la Coldiretti Aretina incontra gli oltre 100 imprenditori insediati quest'anno. Domenica 4 dicembre a San Francesco il primo incontro dell'iniziativa Itinerari di Luce, dedicata a persone separate o conviventi. Ad Arezzo una serata in memoria di Carlo Dissennati, per oltre 30 anni presidente dell'Associazione Sbandieratori. Un nuovo appuntamento con l'informazione su TSD in apertura alla cronaca. Svolgevano vere e proprie attività commerciali mascherate da enti no profit al fine di evadere il fisco. 5 evasori totali denunciati dalla Guardia di Finanza di Arezzo, recuperati 7 milioni di euro sottratti all'erario, oltre 1 milione di IVA dovuta allo Stato e 300.000 euro di IRAP. Le Fiamme Gialle hanno effettuato una serie di accertamenti in varie attività aretine, realtà dove il no profit ha registrato nell'ultimo decennio un incremento sia in termini di iscrizioni pari al 20% che occupazionali 40%, a fronte di un generale flessione delle imprese ordinarie. Castiglion Fiorentino prosegue positivamente l'accoglienza di 20 rifugiati, l'abbraccio dell'arcivescovo Fontana in occasione della visita pastorale. Una società giusta passa anche per la buona integrazione di questi ragazzi. Così l'arcivescovo Riccardo Fontana ha salutato una delegazione di richiedenti asilo provenienti dalla Nigeria e ospitati a Castiglion Fiorentino, grazie all'impegno della Croce Rossa. L'incontro è avvenuto in occasione della visita pastorale dell'arcivescovo in Val di Chiana. Tra i profughi anche un pastore battista. Appena arrivano i ragazzi vengono tutti visitati e quindi portati all'ospedale. Per capire se possono avere delle malattie, quello che è importante, delle malattie contagiose. Dopodiché vengono fatti tutti i documenti, e quindi sto parlando di permessi di soggiorno, per dare la possibilità ai ragazzi di rimanere in stand-by per il momento nel nostro paese. Ecco, naturalmente alle spalle hanno storie drammatiche, avete avuto modo di ascoltarle, sentire cosa si portano dietro? Sì, io per la nostra esperienza che abbiamo, sono 2 anni e mezzo che gestiamo gli immigrati a Castiglion Fiorentino e tutti hanno una storia molto molto particolare. Al 50% familiare e l'altro 50% perché ci sono delle guerre comunque nei loro paesi di origine. Pertanto è un grosso problema gestire tutte queste cose e quindi capisco loro che una volta arrivati in Italia e comunque anche in altri paesi si sentano già realizzati, insomma. Isacco Landi è stato assolto in appello a Roma dall'accusa di bancarotta fraudolenta per non aver commesso il fatto, dopo che in primo grado era stato condannato a 6 anni. La vicenda risale alla cessione del ramo IT di Eutelia ad Agile avvenuta nel 2010. Isacco Landi è stato l'unico dei 3 imputati ad essere assolto. Crescono le aziende agricole guidate dai giovani. La Coldiretti Aretina incontra gli oltre 100 imprenditori insediati quest'anno. Un incontro importante quello di oggi a Coldiretti con i nuovi giovani imprenditori agricoli, un grande risultato anche per la Coldiretti, frutto di un grande lavoro che avete svolto nei mesi e negli anni scorsi. Sì, questo è un incontro molto importante per noi perché incontriamo i giovani che hanno deciso di investire la loro vita e il loro futuro nelle aziende agricole. Lo facciamo raccontando un po' quelle che sono le novità che ci sono in termini di opportunità di investimenti, in termini di sgravi fiscali e contributivi per le aziende agricole. Sicuramente avere la possibilità di partire con 3 anni a contribuzione previdenziale zero, con una riduzione del 66% al quarto anno e il 50% al quinto anno è sicuramente un aiuto notevole per le nostre imprese che cominciano ad intraprendere in agricoltura.
Certo è che le dobbiamo anche accompagnare con risorse di finanziamenti comunitari che siano in grado poi di, come dire, favorire anche gli investimenti che sono necessari per un'impresa giovane. Stiamo lavorando con la Regione per fare in modo che ci siano più risorse a disposizione di molti giovani che hanno fatto domande e che ancora non hanno potuto avere soddisfazione. Coldiretti con questa esperienza dimostra che scommette sui giovani, che è una realtà giovane in un settore, quello dell'agricoltura, dove magari fino a pochi anni fa i giovani latitavano. Ma è Coldiretti che scommette sui giovani, è l'agricoltura italiana che scommette sui giovani, è la volontà di far ripartire questo sistema economico della nostra bella Italia, farla ripartire con l'agricoltura, cioè vogliamo ridare centralità totale al settore primario. Quali sono le motivazioni che l'hanno spinta a intraprendere questa avventura e concretamente anche di cosa si occupa? La mia famiglia, io sarei la quarta generazione, però in realtà sono andata via di casa, ho trovato lavoro da altre parti, ho lavorato per grandi multinazionali e poi però la passione per quello che era l'azienda di famiglia mi ha riportato appunto a lavorare a casa e quindi prendere la decisione di aprire la mia azienda. La prima parte dell'azienda che è stata aperta è stata una fattoria didattica. Io praticamente riprendo quello che mia bisnonna mi aveva insegnato, quindi noi abbiamo pecore, principalmente facciamo pecorino, lo insegno ai bambini o ai stranieri che vengono da tutto il mondo. Prosegue il lavoro degli uomini della squadra mobile a contrasto del narcotraffico nella provincia di Arezzo. Questa volta a finire nel mirino degli investigatori sono stati due grossi fornitori di cocaina, due gli arrestati e 7 i chili di cocaina purissima recuperati. AE classe 1991 e BA classe 1974, entrambi albanesi incensurati e regolarmente soggiornanti, che sono ritenuti essere due dei più grossi fornitori di cocaina della provincia. I movimenti sospetti di due vetture notati da alcuni cittadini nei pressi del cimitero di Creti, una frazione del comune di Cortona, avevano allertato gli operatori di polizia che hanno così fatto partire l'operazione che ha portato all'arresto delle due persone. Domenica 4 dicembre a San Francesco il primo incontro dell'iniziativa Itinerari di Luce dedicata a persone separate o conviventi. Domenica 4 dicembre la Basilica di San Francesco, in questo caso non la Sala delle Volte ma l'intera Basilica, ecco, ospiterà un percorso assolutamente singolare, Marco, permettimi di usare questo termine, che la pastorale, la nostra pastorale, il nostro centro pastorale ha pensato di offrire a tutti. Sì. Iniziamo un percorso che ho cercato e ho pensato anche dietro poi quelli che erano il confronto con il Vescovo e quello che erano stato poi il confronto con gli altri membri della consulta della pastorale familiare, ho cercato di concretizzare e di realizzare il più velocemente possibile per rispondere a quello che Papa Francesco ci ha richiesto in varie volte con l'Amoris Laetitia e quello che poi il Vescovo in più di un'occasione mi ha chiesto, un incontro con i separati, ecco, con coloro che hanno per qualche motivo, come per qualsiasi motivo, come ha scritto il nostro Arcivescovo, hanno interrotto una storia d'amore non senza sofferenze, non senza possibilità di recuperare questo. E allora ai nostri fratelli separati proponiamo di incontrarsi, di camminare insieme, di fare un tratto di strada insieme, e ritorna all'immagine del camminare insieme del sinodo, di fare un tratto di strada insieme e confrontarci su quello che è la situazione di separati che sono rimasti soli o di separati che si sono impegnati in nuova unione, i fratelli separati che hanno che vivono nuova unione o anche di coloro che in questo momento stanno vivendo la convivenza. Non sarà un'occasione per giudicare nessuno, il giudizio spetta solo a Dio, sarà solo un'occasione per conoscersi, per camminare insieme, per far sentire la vicinanza della nostra Chiesa, per far sentire la vicinanza della comunità ecclesiale che non dice vieni anche te, ma che dice sei parte di noi. Ultimo appuntamento del ciclo di conferenze appunti per la storia della cultura nel territorio aretino organizzato dalla Società Storica in collaborazione con il Comune di Arezzo. Martedì 6 dicembre alle 17.30 all'Auditorio Maldo Ducci di Via Cesalpino Alfredo Grandini parlerà della nascita e del consolidamento del concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo. Il concorso è forse la manifestazione aretina più conosciuta a livello internazionale nei
64 anni della sua storia ha ospitato migliaia di musicisti, giornalisti e critici che ne hanno decretato nel campo della musica corale l'indiscutibile primato. Ad Arezzo una serata di memoria di Carlo Dissennati, per oltre 30 anni presidente dell'associazione Sbandieratori. I mille ricordi di Carlo Dissennati, tributo al nostro indimenticato presidente. È questo il titolo della serata che si è tenuta presso la sede dell'Associazione Sbandieratori di Arezzo, moderata da Saverio Crestini, giornalista e nipote di Carlo Dissennati, con gli interventi di Sergio Rossi dell'Associazione Sbandieratori, Luca Berti, presidente della Società Storica Aretina, e Giorgio Marmorini, già rettore del quartiere di Porta Crucifera, e l'introduzione dell'attuale presidente dell'Associazione Sbandieratori, Giovanni Bonacci. Un modo per ricordare una figura che tanto si è spesa per Arezzo e per la giostra del Saracino in particolare. Manifestazione per la quale ha tra i numerosi impegni realizzato due libri, è stato capitano vittorioso del quartiere di Porta Crucifera nel 1958, coordinatore di regia dal 1976 al 1978 e presidente dell'Associazione Sbandieratori di Arezzo dal 1964 al 1996. È stato un uomo, diciamo, che ha caratterizzato tante pagine importanti della storia della giostra del Saracino, a partire dalla pubblicazione di libri storici come Le mille lance del Saracino, e poi è stato anche capitano del quartiere di Porta Crucifera, con il quale ha vinto la famosa Lancia d'Oro del 1958. Questa è una serata rivolta al ricordo, perché Carlo Dissennati rientra tra quegli uomini di giostra, tra quelle persone che appunto hanno scritto, hanno portato avanti la tradizione del Saracino. La figura di Carlo Dissennati rappresenta un punto assolutamente cruciale nella storia della giostra del Saracino, perché è lui che, grazie ai suoi articoli sulla nazione e anche all'affetto che nutriva assieme a pochi altri personaggi, è riuscito a tenere in vita la giostra nel momento più buio, quando intorno agli anni 60 forse non c'era così tanto attaccamento come adesso. Oltre che questo, è una figura centrale perché ha rappresentato, non solo per la giostra ma in particolare per l'Associazione Sbandieratori, un punto di riferimento e la persona che più degli altri ha incarnato l'essenza stessa degli Sbandieratori. In occasione della Festa della Toscana, il Comune di San Sepolcro, in collaborazione con l'Associazione Cultura della Pace, ha illuminato la facciata di Palazzo Pretorio con proiezioni di immagini e messaggi di pace e non violenza, aderendo al progetto Cities for Life, organizzato e voluto dalla comunità di Sant'Egidio. Il progetto prevede l'adozione da parte della comunità cittadina di due condannati a morte, Héctor García e Juan Raúl Ramírez, detenuti nel carcere di Livingston, in Texas. L'obiettivo è creare una rete tra i comuni per una nuova cultura della vita, per un mondo senza pena di morte. Per il momento questa è la nostra ultima notizia. Ricordo che l'informazione continua all'interno del nostro sito web www.tsdtv.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.